L'indirizzo dell'amministrazione è quella appunto di riqualificare tutti quelli che sono i parchi che insistono sul nostro territorio. Non sono 200, ma 200 destinati ai quattro parchi di progettazione interna degli uffici comunali e quindi, come abbiamo presentato stamattina, il parco di Via San Pietro, di Via Filangieri, Via Marrazzo e il parco di Via Falcone. Poi un quinto parco invece è stata fatta una gara per un affidamento di progettazione esterna e che sarebbe appunto il parco più grande che noi abbiamo a Nocera Inferiore, che è il parco di Viarea, dove c'è l'introduzione di un'area per sgambettamento per i cani, di una pista di pattinaggio, di un campo polivalente e l'implementazione, ecco, di quelle che sono le aree a verde. Sono 199.000 euro per i quattro parchi e 200.000 euro per il parco di Viarea. Un quinto parco poi è in progettazione, che sta curando appunto l'assessore Pagliara. Per quanto riguarda Villanova, così come abbiamo fatto per gli altri parchi, saranno riqualificati prima di tutto le strutture e le attrezzature, ovvero il campetto da calcio, il campetto di bocce, sia con le recinzioni sia con le protezioni. Saranno rifatti e riqualificati le due strutture, ovvero il bar e gli spogliatoi. Poi prima di sarà messa in sicurezza le alberature, ci sarà la pavimentazione antitraumatica per le giostrine, saranno inserite anche giostrine per i disabili, sarà rifatta l'illuminazione che oggi è scarsa. Orientativamente i tempi che vedranno l'inizio dei lavori? L'inizio dei lavori sarà brevissimo, in quanto noi vorremmo dare i parchi in affidamento entro l'estate.